Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di... Giovanna accanto a me, quindi significa che oggi spacchetteremo un nuovo calendario dell'avvento, anche se ne ho qualcun altro da spacchettare, ma probabilmente lei non ci sarà perché domani è a scuola, quindi si fa tardi e deve andare a letto presto. Ha avuto 2 settimane di ferie, adesso è un po' triste perché domani le ricomincia la scuola, ma ognuno deve fare il proprio dovere. Allora, oggi parliamo del calendario della Clinique, che come potete vedere è composto da 24 scatole. È un bel calendario anche esteticamente, è coperto da questo strato di acetato che adesso vado a rimuovere. Eccolo qui, lo appoggio a terra, sennò dopo non abbiamo più spazio. E queste appunto sono le 24 scatole. Adesso una ad una le andiamo a prendere e vediamo il contenuto. Vuoi iniziare tu, sì. Giovanna? Sì. Ok, numero 1. Che ha trovato subito qualcosa, ovviamente c'è qualcosa all'interno. Non lo apro così, se no mi rovino lo smalto che mi sono messa oggi. Wow, una crema, una crema in un calendario di creme. Vabbè, è un calendario della Clinique, quindi ovviamente ci sono più creme che altro. Allora, questo è 2-in-1 esfoliante, serve per pulire il viso ed esfoliare allo stesso tempo. Ha un effetto energizzante, è una versione da, vorrei dirvelo se lo trovo, da 30 ml. Quindi serve a pulirti il viso alla fine solamente? Sì. Ok, me lo prendo. No, non ti serve per il momento. È anche sfogliante. Sì. Allora, numero 2. Tocca a me, quindi faccio. Vabbè, tutto da io. Sola. Grazie. Nella numero 2 troviamo qualcosa di molto piccolo. Ah, è un contorno occhi defaticante nella versione da 7 ml. Numero 3. Qua già l'ho guardata, sta smontando tutta. Già si incomincia a smontare tutto il calendario. Io scudendolo già ho capito che cos'è. Già ho capito che cos'è, ormai è diventata matita. Pratica anche lei. Aspetta, metto così. Momento youtuber. Allora, questa è una matita nera meccanica nella colorazione 09 Intense Ebony. Appunto, è una matita nera, quella con le punte più sottili. Ok, allora vado a richiuderla sperando di non rompere la mina e procediamo con il numero 4. Numero 4, grazie. Qui c'è qualcosa di più pesante all'interno e infatti troviamo una boccettina. È un make up remover per le labbra, per gli occhi. Il trucco si leva per il trucco. Sì. È una versione da 30 ml anche questa. Non ho mai utilizzato gli struccanti della Clinique, cioè nel senso lo struccante l'ho utilizzato, ma ho utilizzato il burro, che secondo me è proprio meraviglioso per struccarsi. Nessuno si può mettere a paragone con quello. Numero 5, qua. Ok, vabbè, che sarà mai? Che sarà mai? Wow, una crema! Non ci avrei scommesso. Tre mini. Sì, vabbè, sono tutte mini. Fammi vedere che cos'è. È una crema da notte, è una crema idratante da notte, nella versione da 7 ml, quindi è una versione piccolina. Sono contenta di aver acquistato questo calendario perché parecchi prodotti della Clinique io non li ho mai utilizzati, quindi non posso dire che avrò dei doppioni, vado ad utilizzarli tutti per la prima volta. Numero 6, eccolo qui, è più piccolino,
questo non si agita troppissimo. Vuol dire che è pieno. E questa è una cosa molto interessante, è un blush. Un blush nella colorazione Precious Posy. Eccola qui. Questo è il blush. Questa è una full size, ovviamente, non è una mini size. È una bella colorazione perché è una colorazione abbastanza neutra da poter utilizzare sempre, insomma. Numero 7. Vai, tieni. Qua. Questa non si sente niente. Fino adesso non ti stai entusiasmando molto, vero Giovanna? Che è un pennello per dipingere? Il pennello? Cioè, che fai, scherzi? Okay. È un pennello della Clinique. No, perché l'avevo vista all'inizio così. Che è un pennello da dipingere? Allora, è un bel pennello. Secondo me comunque è un pennello abbinato al blush. Anche i pennelli della Clinique io non li ho mai utilizzati. Perfetto. Numero, mi sono 8. Persa 8 qua. Ok, il numero 8 si trova qua. Spacchettiamo. La crema. È uno scrub. È uno scrub, è una crema gommage quotidiana, quindi uno scrub, non l'ho mai utilizzato, c'è scritto così, 7 giorni scrub crema. È una versione da 24 ml, no 24 questo... mesi. Questa è l'apertura. Eccolo qua, 30 ml, vabbè dai. Come al solito non troviamo le cose. Ok, numero 9. Già l'ho vista. Numero 9. Che poi perché non l'hanno fatto per l'intera? Oddio, che brutto rumore che ho fatto. Ce l'abbiamo fatta. Allora è una crema, penso. Come tutte del resto. Esatto. Allora, questo è una crema gel idratazione 72 ore, nella versione sempre da 30 ml. Da quanto ho capito escono tutti da 30 ml. Ok, procediamo col numero 10, che si trova qua. Per adesso mi viene un po' difficile farveli vedere perché comincia a cascare tutto. Sto smontando tutto. Una cremina! Però stai... Allora, questo invece è una crema contorno occhi nella versione da 5 ml, quindi è piccinina, però è molto molto carina. Come dice Giovanna, le cose piccole sono belle. Sì, a me piacciono le cose piccole, sono dolci. È vero. C'è la collezione delle creme piccole, vai. Numero 11. Questa è più grande, dai, Giova. L'hai beccato tu. Allora, vediamo. Becco sempre io questi. Sempre i tubetti. È una crema per le mani, penso. Sì? Sì. Già hai letto così velocemente? Sì. È una crema per le mani e le cuticole. Quindi serve sempre... Penso senza leggere che sia una versione da 30 ml, però vi do la conferma. Sì, è da 30 ml. È per me. Ne la prendo io, perché ora sto utilizzando... Ma con tutte queste creme mani che devi fare? No, perché allora, siccome io sto utilizzando quelle là piccoline, quelle là in 4 piccole, stanno già finendo. Ma quante ne metti? No, ne metto poca, io me le metto tutte le sere, perché ho le mani tutte rotte. Allora, numero 12, tocca a me, l'ho già visto, eccolo qua, questa mi sa di matita. No, non è una matita, è un mini mascara dall'effetto allungante nella colorazione 01 Black Onyx. È una versione appunto piccolina, mini mascara. Ok, numero 12, no, 13. 13, qua,
la prima volta che l'hai trovato tu. L'ho visto prima. Vabbè, si vedono abbastanza facilmente i numeri qui sopra. Beh, in effetti, perché sono soli, capito? Soli? Sì, le scatole non sono unite, perciò si vede prima. Penso sia un sapone per la faccia. Un sapone per la faccia? Sì. Sì, è un detergente per il viso, per lavare il viso, sempre nella versione da 30 ml ed è indicato per le pelli da secche a miste, quindi diciamo per tutti i tipi di pelle. Ok, numero 14, no, 15, eccolo. No, 14 Giovanna, perché numeri pari sto facendo io. Ah. Il 15 era tuo, perciò non mi trovavo infatti. Oh, questo è bello pesante. E perché li scuotiamo? Poi è una crema full size o è un barattolo di qualcosa. Eccolo qui, questa è una lozione esfoliante. C'è scritto numero 2 perché se non erro questi sono in combi di 3 prodotti. Comunque questa è una versione da 60 ml. E a dire il vero ho sempre voluto utilizzare, provare questi prodotti esfolianti che sono, come vi ripeto, se non erro in combi di tre, però non li ho mai presi, quindi adesso ne ho approfittato e quindi abbiamo fatto tutto un botto. Numero 15. Che cos'è? È una lozione idratante. Oh. Da Giovanna incomincia ad imparare anche i prodotti. Vabbè, io leggo. Sì, è un'emulsione super, è una lozione super idratante nella versione da 30 ml e va sempre da pelli secche a miste. Ecco qui. Quindi possiamo procedere con il numero 16. Là si trova qui. Questo è un prodotto interessante, direi. Allora, mi sa di rossetto. Un rossetto così. Sì. Infatti, sì. Oddio, la colorazione è un po' scura. Allora, vi faccio vedere prima il pack esterno, ma vedendolo mi sa più di burro. Adesso lo andiamo a sbocciare. La colorazione Black Honey. Li fanno così piccoli che manco si vede, infatti diventi mio per leggere. Sì, è più un che poi effettivamente è un marroncino, risulta un marroncino ma sarà più un burro, non c'è scritto però penso sia più un burro. Sì, perché se poi andiamo a leggere quelle piccole cosine sotto io non vedo niente. Eccola qui la colorazione, quindi io penso che sia più un burro idratante. È stato fatto in Belgio? Vabbè Giovanna, non diventare cieca adesso. Fanno male gli occhi. Allora, 17. Allora, ma non so cosa ci possa stare dentro. Ma guarda, ma io li becco tutti così, pure il piccolo, ora basta. Tutti i tubi. È un concentrato di qualcosa, non lo so. Però è bello perché è rosa e c'ha le bolle. È bello. Allora, in pratica è un concentrato super idratante, super attivo, che in realtà non capisco come è antiossidante. Penso che si applica così. Cioè, è come se fosse un gel alla fine. Un gel idratante. Profumo di qualcosa? No, di niente. Ed è in 15 ml, formato da 15 ml, quindi questo è ancora più piccolino. 18, là. Numero 18, tocca qua. A me. C'ho la vista bionica proprio. La vista bionica. Sembrano più cose all'interno. Perché? Le bustine di maionese del McDonald's! Vai, dove le troviamo le patatine? Non le ho mai viste. Allora, una. È in polvere, è una polvere di qualcosa, fresh pressed. Sono le bustine per il mal di testa, si mettono. Nel frattempo che io leggo, lei ve li fa vedere. No, c'è scritto che è un detergente viso in polvere alla vitamina C.
quindi si utilizza sul viso. Ve le ho già fatte vedere, sono tre bustine. Cioè, c'è un ASMR di questo. Numero 19, vai Giovanna. Cosa può essere? Cosa può essere? Una crema? No, qualcosa di diverso, no? Giovanna, il calendario si basa su questo. Sapevo che non era un calendario che ti avrebbe entusiasmata. È una mousse. È una mousse, tieni, nanna. Allora, mousse sì. È una mousse struccante nella versione da 15 ml. Gli struccanti in mousse anche sono molto belli da utilizzare. Però fino adesso non abbiamo trovato il prodotto che mi piace, che mi è quasi finito. Stavo morendo in pratica da sola, non so perché. Numero 20. 20. Vai là. Eccolo vai qui. Là, vai là. Vai là, vai là. Vediamo che c'è nel 20. Questa volta l'ho beccata anch'io. Ed è mini. Per una volta l'hai beccata tu, io l'ho beccata. Ah, è un siero in pratica. È un concentrato riparatore. Ed è nella versione da 7 ml. Eccolo qui. Quindi è un siero. Abbiamo trovato comunque creme, sieri. Stiamo trovando parecchie cose. 21, già se l'è sgraffignato. Ti prego. Basta. Ci faccio più una cosa diversa. Pure io l'ho trovato, sto coso piccolo. Giovanni, un calendario della Clinique, che ci vuoi trovare dentro? È una maschera questa, una maschera di alien. È una maschera. Quante sì. applicazioni ci fai? Due? Ma manco una, secondo me. Cioè, è una maschera idratante da notte, cioè in pratica è una di quelle maschere che va messa e poi tenuta tutta la notte e risciacquata al mattino. Una versione sempre da 7 ml. Peccato che si può utilizzare, penso, due volte, sì. al due massimo tre volte. Almeno che non l'ho usato una volta al mese. Non vi lavate la faccia per un po' di tempo per lo stesso esperimento. 22. Qua. Ah, Giovanna, quello è il 23. Non sai leggere. Questo non si sente proprio. Cos'è? Quelle erano bustine, questo che è? Bustine? Una benda che? No, è incartato. Aspetta, andiamo a vedere. Tutto incartato. Come mai sarà di vetro? Oddio, è qualcosa di diverso. Oh mio Dio, vedi, non se la crede. Ma è un rossetto. Oddio, rossetto. Che bello. Sì, è un rossetto, bellissimo. Figo. Anche la colorazione è bella. Sì, quelli i pack sono fatti così. Allora, la colorazione è la numero 13 Love Pop. Ecco qui, ovviamente è una mini size. Sembrava di più un vi faccio vedere anche la colorazione. Ve la faccio vedere anche sbocciata adesso. Non rompere niente. Tutto incartato. Bella la colorazione, mi piace. Intanto l'unica cosa sembrava più un marrone, invece più un rosato. Eccola qui. L'unica cosa diversa da una crema che ho è la carta. È la bella carta. Numero 23, vai Giova. Abbiamo finito, dai. Quasi. Che è una matita? No, però è un po'... Vabbè, aprila e lo scopriamo. Forse è la prima cosa che mi posso prendere. Cos'è? Anche in questo calendario è riuscita a trovare qualcosa da prendersi, incredibile. È lip gloss. Sì, è un lip gloss. Facciamo vedere la colorazione. Penso che sia comunque un trasparente. Sì. Sì. È perfetto. Da solo un leggero colore trasparente. È un lip gloss normale, non è un plumping. Cioè, vabbè, la colorazione la faccio vedere, ma è inutile perché in pratica non si vede, è solo un lucido. Non l'ho messo in tasca. Già se l'è fregato. 24, cioè ha una capacità di trovare aspetta, le cose. Ma se io ho aperto la 1,
Sì. Perché tu apri la 24? Perché tu hai aperto i numeri dispari, Giovanna, forse perché uno è dispari e io ho cominciato dalla 2. Mi frega sempre. Numero 24. Ma che è? Uno smalto? No, forse è un profumo. Forse è un profumo. Un profumo che somiglia a uno smalto. Sì, è un profumo. Un rossetto che somiglia a uno smalto. È un profumo. Ma è spruzzato. Ed è un bellissimo profumo. Dammi il polso. No, bellissimo. Aromatic in black. Bello. È un profumo, ragazze. Oddio, allontanare il tuo polso. Quindi abbiamo... No, è bellissimo invece, Giovanni. Cioè, anzi, è buonissimo. Sbaglio sempre perché da noi in pratica... Io sono napoletana, quindi da noi si dice... Che bell'odore, tipo, no? Che bel profumo. E allora io dico sempre che bel profumo. Effettivamente si dice che buon profumo. Mamma mia. Ed è veramente buono. Questo sono, me ne devo uscire, devo fare una pausa perché non respiro ed più. È molto molto buono. Beh, comunque devo dire che alla fin fine questo calendario mi è piaciuto. Nonostante fosse un calendario che contenesse creme, perché comunque è la Clinique, abbiamo trovato anche abbastanza prodotti make up. Sì. Abbiamo trovato un rossetto, un gloss, un burro idratante, un mini mascara, una matita meccanica, un blush, un pennello, quindi abbiamo trovato parecchie cose. Poi tra l'altro abbiamo trovato anche il profumo, che è veramente molto bello, quindi direi che sono molto molto soddisfatta di questo calendario. Come cibo abbiamo trovato le bustine di maionese del McDonald's. Comunque è un bellissimo calendario perché io non mi ricordo adesso quanto l'ho pagato, se non erro costa 74,90 euro, però io l'ho ordinato su Douglas e l'ho comprato con il 20% di sconto. Quindi fatevi un po' il calcolo e poi vi scrivo giù nell'info box quanto mi è venuto a costare. Comunque, la cosa che vi volevo dire è che io questi calendari li compro su tutti i siti tedeschi, perché io abito in Germania, quindi non vado ad acquistarli in Italia. Non so effettivamente dove siano reperibili in Italia, probabilmente su Sephora, probabilmente su Douglas, anche lì, ma per il resto comunque io li ordino tutti su siti tedeschi. Niente, comunque, Giova, ti è piaciuto allora questo calendario? Ha reso conto finale? Vabbè, dai, tu sei una ragazzina, non ti possono interessare tutte queste creme e cremine. A noi interessano. Avevo avuto l'impressione che questo fosse uno smalto, invece un profumo. No, è un profumo ed è bellissimo come profumo. Non ti sgraffignare anche questo, meno male che non le piace, meno male. Ma non è che non mi piace, è che non riesco a respirare perché è bellissimo, solamente che io non riesco a respirare. Vabbè, bisogna che si sfumi un po'. Niente, quindi abbiamo finito anche con questo calendario. Io come sempre spero di esservi stata utile, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su qualunque video uscirà e niente. Ah, esprimete quello che pensate su questo calendario, se vi è piaciuto, sotto i commenti. Esatto, ha detto tutto. Quindi ci vediamo presto con un prossimo video. Io vi mando un bacio. Ciao. Ciao.